Muri si alzano o per impedire che si esca o per impedire che si entri. Ogni sensazione ha il suo linguaggio, dice il magnifico rettore dell'Università di Camerino, e noi, quando si parla di cultura, vogliamo esserci. Ecco il perché della nostra presenza a Passaggi Festival, dove si mangia pane e cultura per diversi giorni. Cita Keplero, il rettore, durante la conferenza stampa di presentazione della collaborazione questa mattina in Sala Concordia, come esempio di multilinguaggio culturale, lui, matematico, astronomo e musicista, che empiricamente scoprì le omonime leggi. L'Unicam, dalla scorsa edizione di Passaggi, è presente al festival con i laboratori scientifici, dove docenti, ricercatori e studenti coinvolgeranno adulti e ragazzi in divertenti esperimenti. Una conferma, oltre che una precisa volontà di riprendere un cammino, ancora più forte di prima, un cammino che nessun terremoto può interrompere. Sono qui non solo a risaldare ma a riqualificare e rilanciare un rapporto dell'Università di Camerino ancora più importante. È una manifestazione che colpisce al cuore dei nostri giovani e noi la inquadriamo all'interno di una crescita anche da donna e uomo del domani, e per questo ancora una volta siamo qui a rilanciare un rapporto di collaborazione ancora più stretto. Passaggi, il festival della saggistica, che riempirà anche quest'anno la piazza e le diverse location del centro storico di Fano in un abbraccio ancora più ampio della città, che vuole esprimersi anche però su altri siti regionali e che promuove anche corretti stili di vita, in piena coerenza con lo spirito della manifestazione. Torneranno a Passaggi, quindi con una grande forza, una grande voglia di rinascita, prima di tutto culturale, anche di reazione appunto agli eventi catastrofici del terremoto, e torneranno a Fano, torneranno con ben 4 laboratori, tutti gratuiti, dedicati agli adolescenti sui temi della scienza. E inoltre Passaggi Festival attiverà sin da subito, sarà disponibile le istruzioni sul sito passaggifestival.it, una raccolta fondi per acquistare biciclette elettriche per gli studenti di Camerino, che alloggeranno in uno studentato in costruzione e che appunto avranno queste biciclette elettriche per raggiungere le varie sedi universitarie. Inoltre, questa è una grande novità, Passaggi Festival, nato a Fano e sta crescendo a Fano, aprirà una finestra su Camerino organizzando 2 presentazioni librarie, e quindi in questo modo davvero la collaborazione con l'Ateneo si è rafforzata, e di molto. Difficile da conciliare. Molto difficile da conciliare, e che però ci dicono qualche cosa